Luciano Moggi, buonasera. Buonasera. Buonasera, Buonasera. Ciao Luciano, come stai? Auguri a tutti, va benissimo. Buon Natale, buon Natale. No, buon anno dopo te lo faccio. Vabbè, allora cominciamo con le buone feste per adesso, dai. Tutto Tutto bene, Luciano? a posto e niente in ordine. Voi come state? Ma sì, siamo bene, siamo bene. Non succede mai niente, non c'è più il mercato di una volta, Luciano. Nemmeno i cinesi portano un po' di bollicine su sto mercato. Un po' di suspense, diciamo, dai. Niente. Vabbè, ma scusa, i cinesi che ne sanno del calcio? Bisogna capire anche, loro vengono ad imparare, possono darci lezioni. Ma te come... No? No, sì, qualche dubbio ce l'ho, ma infatti si Possono mettere i appoggiano. soldi, però. Hanno tanti soldi, quello sì, Luciano. Sì, indubbiamente quelli dell'Inter hanno dimostrato di averci, gli altri non lo so, dipende un po' dall'esito che si avrà a marzo quando praticamente È stata verrà. fissata la nuova data per il closing, per il Milan. Però voglio dire, lo slittamento di questo closing ha portato qualche milioncino in più a Berlusconi. Perché insomma non... No, questo qui dimostra che hanno volontà di prendere mira, perché non spendono certamente 300 o 200 mila euro per niente, però può darsi 200 pure che milioni. debbano fare la raccolta, e la raccolta è sempre difficile. Poi dopo, se fai una raccolta di soldi per prendere una società, dopo poi devi mantenerla, il difficile è quello. Ma tu questi ingressi come li valuti? Ma quelle dell'Inter a livello di marketing, su questo non c'è dubbio, perché la Sony è un marchio di prestigio, sostanzialmente vuole rendere famoso il marchio in tutto il mondo, e in merito del calcio penso che non ci sia niente per farlo. E loro hanno scelto questa via. Quelli del Mira diventano più problematici perché praticamente E non dopo sappiamo tanto ancora chi tempo. sono. Di chi sono sicuramente Berlusconi lo sa perché ha raccolto le sue informazioni eccetera, però evidentemente devono fare una raccolta di soldi ed è più difficile, mentre Sony che ha comprato senza battere ciglio perché è un grande colosso, e gli altri devono fare la ricerca di più parti o di più sponsor per rendere possibile l'accesso al Milan. E adesso vediamo, però ritengo che non ci siano dubbi sul fatto che possono accedere al Milan. Poi quello che potranno fare lo vedremo, anche perché se è vero come è vero che noi andiamo, ci chiedono i nostri allenatori per la Cina e noi mandiamo quello che praticamente ha vinto il titolo mondiale, Marcello Lippi, e poi mandiamo allenatori come Fabio Cannavaro, Ciro Ferrara, vuol dire che vogliono imparare il calcio nostro. Se poi lo vogliono insegnare, vengono per insegnarcelo, questo è molto più difficile. Però scusa Luciano, una Evidentemente vengono. cosa mi sfugge, loro stanno cercando i migliori giocatori in giro per il mondo e li stanno di fatto strapagando. Anche giocatori giovani adesso accettano di andare a giocare in Cina, non è più il giocatore a fine carriera che mette via un po' di denaro. Prendono i migliori allenatori e vogliono portarli lì. Lì c'è stato Seedorf, cioè, hai detto giustamente la nazionale la danno a Lippi, c'è Sven-Goran Eriksson. Stanno facendo la corte a qualche allenatore per provare a portarlo in Cina. La domanda è: ma allora perché non investono lì? Perché il calcio cinese non è ancora in grado di esporsi a certi rischi. Investire in Cina, a parte il fatto che non è neppure vero, perché ci sono quelli che investono, per esempio la squadra di Lippi che ha vinto il titolo cinese, praticamente è una delle squadre che ha un imprenditore che investe, su questo non c'è dubbio.
Poi ce ne sono sicuramente meno e sono anche meno le società di qualità. Per quanto riguarda i giocatori che portano in Cina, è anche vero che vanno a spendere dei soldi sui giocatori di nome, ma guardate un po' l'età di questi giocatori. Forse Pelé è uno dei più giovani, sì. non è certamente un giovane. E quando si spendono tanti soldi in questa maniera, diventa improbabile lanciare un mercato, anche perché io ricordo quello che succedeva negli Emirati, la stessa cosa, strapagavano giocatori di 30, 31, 32 anni, perché di nome, e l'esempio tipico poi è anche di un allenatore, Maradona. Maradona è arrivato lì a suon di milioni per valorizzare il calcio degli Emirati e non l'ha valorizzato. La stessa cosa hanno fatta i giocatori che hanno partecipato, tant'è che adesso gli Emirati hanno cambiato strategia, prendono sì i giocatori, ma quelli giovani, cioè se oltre 30 anni non li prendono più i giocatori, e questo potrebbe succedere anche in Cina, attenzione, perché l'entusiasmo iniziale potrebbe venir meno nel momento in cui ci sono i fallimenti sportivi, parlo. Sì. Perché in questo momento la Cina ha un'economia tale che di fallimenti difficilmente si può parlare, però di mala gestione si può parlare, e può darsi pure che strada facendo la mala gestione porti diversi imprenditori a non andare più sul calcio come hanno fatto fino ad ora, la stessa cosa appunto degli Emirati. Quindi è tutto da vedere, un calcio. La cosa da domandarci è che vogliono i nostri allenatori per imparare il calcio e vengono loro a prendere le società in Italia. Questa è praticamente un assurdo, se non fosse, come ho detto prima, perché vogliono valorizzare il proprio marchio, e la Sony che è la prima. Sì. Il Milan ancora non è inespresso, quindi staremo a vedere chi sono. Luciano, hai parlato di Inter, di Milan, ci dici una cosa, prendendo così come sono le società di Serie A in questo momento, i vari club, dove ti vedi a fare il direttore generale? Ma perché mi fai una domanda del genere? Tutto. Io adesso mi vedo a fare il giornalista perché sbaglio meno, io tiro delle bordate certe volte a salve, magari... Se fossi in campo e sbagliassi in campo, praticamente avrei, direi, l'ira di tutti. Da giornalista, invece, se sbaglio, pazienza, farò bene un'altra volta. Sei cecchino e non bersaglio. Ma il concetto particolare, essendo stato dall'altra parte, mi viene da dire che è molto meglio da questa. Economicamente no, ovviamente, ma come strategie, come funzionalità di lavoro... Ma è questo, perché qui non si sbaglia mai. Si può anche inventare certe volte un acquisto, una cessione di una squadra di calcio, ma se non lo indovini, pazienza. Mentre in campo, quando sei in una società, se compri o vendi un giocatore devi indovinarci per forza, perché altrimenti sei sotto critica. Vabbè, te ne hai sbagliati pochi però, Ma io ho cercato di sbagliarmi il meno possibile. Qualche cosa ho sbagliato anch'io, sicuramente poco. L'errore più grande? L'errore più grande, che ti devo dire, di errori ce ne fanno tanti. Forse dovevo, ve lo dico dopo il primo dell'anno. Perché che fa? Va in prescrizione dopo il primo dell'anno? Anticipacelo, no? Ve lo dico dopo il primo dell'anno, perché... Luciano, ricordatevi che io sono in difetto di una risposta per voi. Ma guarda, io me la sono già segnata sta cosa, quindi stai sereno. Voi ricordate. Ti chiamiamo il 2. Il 2 ti chiamo. Senti, no, intanto volevo dire che Oscar, ecco il giocatore che non mi veniva, a 25 anni ha deciso di andare a giocare in Cina, facendo praticamente incazzare tutta la Premier, perché lascia il Chelsea. Voglio dire, a 25 anni è una scelta un po' incomprensibile, no? È una scelta di soldi questa qui, e non è che lascia un gran vuoto, però, perché mi sembra che il Chelsea vinca anche senza di lui. Il problema vero è che ci sono, allora la stessa cosa per lei magari ha qualche anno in più,
però era in nazionale ed era uno di quelli che avevano un certo valore nella nostra nazionale. Adesso non è più neppure in quella, e non so quanto abbia guadagnato, sicuramente in soldi non ci sono dubbi, in prestigio un po' meno. E Oscar praticamente è andato alla ricerca di una soluzione terminale di carriera che gli possa portare milioni a palate. Ci riuscirà sicuramente, non so che benefici ne avrà il calcio cinese. Staremo a vedere. Volevo chiederti, secondo te, Luciano, quanto durerà questo, questa, voglio dire, supremazia totale della Juventus nel campionato italiano? Secondo te, con l'ingresso di Vedi, Suning, proprio per parlare di Suning, tutto quanto, cioè, rimetteranno un po' le cose a posto o la Juventus è troppo più avanti? la supremazia della Juventus durerà fino a quando i dirigenti delle altre squadre sbagliano come hanno detto. Suning, che per rifare l'Inter praticamente deve cambiare più di mezza squadra, quindi è ancora lontano dalla Juventus. Poi la Juventus, se state notando, c'era un giocatore buono, Caldara l'ha già preso. Vero, C'ha vero. praticamente un'opzione su Berardi che però è sparito dalla situazione, non si sa perché. Poi Gagliardini sicuramente andrà anche lui alla Dell'Atalanta, Juventus. sì. Quindi i migliori praticamente vanno tutti in bianconero, per cui parlare di supremazia bianconera E tutti significa... italiani, eh? Però quindi dipende dall'incompetenza delle altre società, secondo te, perché hai fatto Infatti l'esempio dell'Inter. l'ho detto prima, eh. Dipende dall'incompetenza di chi praticamente è di fronte alla Juventus, e l'incompetenza è tanta, mancano in sostanza dirigenti nelle altre squadre di calcio. Ti aspettavi qualcosa di più invece da Pallotta? Ora stiamo tenendo sotto osservazione i gruppi cinesi che stanno entrando, però abbiamo avuto per primi gli americani che avevano, insomma, forse non conoscendo bene il calcio italiano, avevano promesso cose a breve scadenza che non sono state in grado di mantenere. Ti aspettavi qualcosa di più dagli americani? Loro hanno promesso, direi che Pallotta ha promesso delle cose che qualcuno dei dirigenti gli ha fatto promettere. Probabilmente non era al corrente del calcio italiano e avrà avuto delle sorprese, parte felice e parte meno. La Roma ha fatto discreti campionati, se vogliamo, fatta eccezione del campionato in cui era allenatore Zema. Dai, No, io faccio un esame, attenzione, non, Beh, non è che con Garcia è andata proprio. da quel momento la Roma ha sicuramente fatto delle cose buone, perché ha lottato per il secondo e terzo posto, che vuol significare che le cose non erano poi andate tanto male. Si è trovata di fronte una squadra superiore né dirigenti né giocatori e ha dovuto soccombere. De Laurentiis, il tuo Napoli. Ma De Laurentiis, io direi che De Laurentiis ha fatto bene fino ad ora. Intanto il Napoli è la squadra che ha gioco migliore, su questo non ci sono dubbi, specialmente senza la prima punta, perché qui si parla della mancanza di Milik. No, io direi in pratica che è proprio la mancanza di Milik ha dato un gioco a questa squadra, perché quando tu hai la punta centrale, Ti condiziona. Si deve allungare per forza per servire la punta centrale. E allungandoti crei degli spazi agli avversari per i contropiedi e le difese vengono sottoposte all'uno contro uno. Guardate la Roma adesso con Dzeko. Prima era una squadra che subiva meno gol perché era più raccolta e Dzeko giocava poco. Adesso che Dzeko gioca, la squadra si allunga, lo serve. Poi magari se ne gol diventa capocannoniere, ma guardate i gol subiti da Roma. Però il È Napoli giocava diverso. bene anche con il centravanti, Luciano, anche l'anno scorso, da quando Il arriva lo Napoli, Sarri. ma subiva molti più gol. E siccome chi vince chi subisce meno, attenzione, poi giocava bene anche l'anno scorso, se tu hai un centravanti che segna 36 gol, e poi c'è anche una bella difesa che non era, allora se non vinci il campionato c'è qualcosa che non funziona. E Napoli è arrivato a 20 punti da Juventus, nonostante un centravanti che segnasse 36 gol.
vero. Lotito, no, tu, ecco, ci siamo arrivati a Lotito anche perché Luciano lo dice ogni volta che può, ha un'opinione positiva di come opera Lotito, forse troppo, Luciano, un po' meno. Economicamente sicuramente la sua gestione è buona e su questo non ci piove, su questo non ci sono dubbi, la squadra meno, però in questo campionato dove si lotta per secondo e terzo posto, dove si lotta per secondo e terzo posto, anche la Lazio batte in casa la Fiorentina dando spettacolo, poi va a San Siro contro l'Inter che ha vinto due partite in tutto di seguito e becca tre gol. È questa la forza della Juventus, andare in fuga e far incontrare tra di loro queste squadre. Una volta vince una volta vince l'altra e la Juventus vince e se ne va. Questo è il motivo del campionato di adesso, che è cominciato da anni, perché se questo è il sesto campionato che vincerà la Juventus, praticamente è stata proprio una copia fotostatica di tutti quanti. Luciano, aiutami a capire una cosa, Lotito i conti li ha a posto, non è il solo, perché ce li ha a posto Della Valle, ce li ha a posto lo stesso De Laurentiis, che però diciamo il fatto di essere quasi sistematicamente comunque in Champions aiuta a fare anche investimenti diversi, no? È un'occasione che ha mancato... Quelle... Certo, la Champions è una fonte di guadagno. Esatto, e Lotito. Tu entri e hai 20 milioni, poi ogni passaggio di turno hai 10 milioni, che vuol significare che una società che entra dentro ha delle cose importanti. C'è chi rischia e chi non sa rischiare. Lotito non sa rischiare, però allora la dimensione è quella. La dimensione di una squadra che arriva quarta, quinta, che però è sempre nelle prime posizioni, è meritoria per quanto riguarda l'Europa League soprattutto, è scadente per quanto riguarda la Coppa dei Campioni. Però Luciano, se si chiede di alzare l'asticella delle ambizioni, avendo la Lazio, come dice la società, il sesto bacino d'utenza, il sesto introiti per diritti televisivi, se arriva sesta fa il suo, se va leggermente sotto sbaglia, se va un po' sopra è tanto di guadagnato, fa il miracolo. Però io penso che a volte si può anche rischiare, anche perché cambia tutto con la riforma della Champions dal 2018-2019, quando l'Italia avrà quattro squadre in Champions senza passare per i preliminari. Se non ti cominci a portare avanti con il lavoro oggi, poi il mercato diventa complicato, perché quei quattro posti fanno gola a troppi. Allora diciamo una cosa, che in questo momento secondo me Napoli e Roma sono superiori alla Lazio. Evidentemente lo titolo non vuol correre il rischio di andare ad appesantire la gestione. Quando saranno quattro nel 2018-19, sì, allora potrà essere fatto uno sforzo diverso, ma si parla tra un anno, insomma, quindi non da adesso. Senti, ma se tu dovessi dare un consiglio allo Tito, tra virgolette, Luciano, cioè nel senso, qual è la cosa secondo te che potrebbe far fare alla Lazio questo salto di qualità? Perché noi spesso e volentieri ci puntiamo il dito soprattutto sugli ingaggi, no? Il tetto ingaggi della Lazio è molto basso rispetto alle altre squadre, per questo non può competere a certi livelli. Però il tuo di consiglio quale sarebbe? Cioè, qual è la cosa che deve fare? Allora, ci vuole un certo coraggio. Prima di tutto, per vincere le Champions, che portano centinaia di milioni, ci vogliono i capitani delle squadre di calcio, delle nazionali, la gente esperta, di qualità. Voi non so se ricordate la squadra che vinse il campionato del mondo del titolo nazionale, il titolo di campioni del mondo, la nazionale italiana, portava 9 giocatori tra la Francia e l'Italia, della Juventus. Sì. Ci vogliono quei giocatori lì per vincere le Champions. Se uno c'ha il coraggio, lo fa. Poi dopo, se si mette a pensare, ah, ma se io spendo 20 milioni, dovrebbe pensare al contrario, ma io devo recuperare questi 20 milioni da una cessione. Invece tutti parlano di acquisti, perché le cessioni sono molto più difficili da fare.
e allora non rischiano, questo è il punto. Noi invece abbiamo venduto Zidane 150 miliardi. Ma era Zidane. Non so quanti avrebbero avuto il coraggio di venderlo. Poi io mi sono ripreso a un terzo Pavel Nedved, l'ho sostituito con lui e credo di aver fatto un risultato importante. Ha fatto una rapina quella volta. Ma non è prova a noi, sì. Ho fatto una cosa che praticamente era interesse della società che rappresentavo. Adesso però questo coraggio non c'è più. Io, se vi devo dire una cosa, De Laurentiis prima, ce l'ha. Prima ho comprato Pavel Nedved, ancora prima di vendere Zidane, perché ero sicuro che avrei fatto dei soldi con Zidane. E invece gli altri adesso sono tutti preoccupati di comprare e poi non riuscire a vendere. Questo è un difetto dei dirigenti italiani. Se c'è questo difetto, lo devono subire poi, come effetto di squadra. Senti, ma il Zidane, tra virgolette, della Lazio chi potrebbe essere? Cioè quel giocatore che vendi e... Non bestemmiamo. No, va bene, nel senso... Il giocatore che più di altri ti fa... Che puoi cedere e poi reinvestire una parte di quei soldi, comunque ti può far fare il mercato importante. E non è successo con Candreva, ma perché anche... No, Luciano, il discorso vero... Il miglior giocatore che c'era la Lazio era Candreva. L'ha dato. Adesso ha fatto una formazione abbastanza omogenea con un bel reparto attaccante, Immobile, Keita, Sabiglia a centrocampo, ma nessuno è un fenomeno di questi. Sono tutti giocatori buoni, probabilmente il migliore di questi qui sarà Immobile, ma non ti danno la dimensione che aveva uno Zidane, un Pavel Nedved. No, vabbè, ma questo è fuori discussione, però facendo delle dovute proporzioni. Ti facciamo questa domanda, sai perché, Luciano? Perché la Lazio ha le prese con tre rinnovi importanti. Uno è Biglia, uno è Keita e l'altro è De Frey. Ecco, tu forse tra i giocatori da vendere per poi reinvestire, forse più di tutti gli altri avrei messo De Frey, che è un difensore, e sai che è difensore centrale. Però vedi, il problema qual è? Nessuno dei tre è determinante per l'economia della squadra. Sono tutti buoni, ma nessuno è eccezionale. Se ne manca uno, non è che la squadra perde nel senso del gioco, lo sostituisce con un altro. Probabilmente l'unico giocatore più difficile da sostituire è Biglia, ma non è un campione. È un giocatore discreto, senza togliere nulla praticamente al giocatore, si può dire che è un buon giocatore, ma niente a che vedere con i campioni. Per cui la Lazio prima di tutto deve prendere dei giocatori importanti, giovani, e valorizzarli, e poi dopo può parlare di investimenti, di reinvestimenti. Fino a questo momento bisogna che cerchi di migliorare la rosa se vuole andare in Coppa dei Campioni, e non pensare a vendere uno per comprare un altro, perché se avesse fatto questo discorso non vendeva Candreva. Vabbè, lì c'erano delle condizioni un po'... Ecco, per esempio. Ma non c'era nessuna condizione. Candreva era la Lazio e doveva restare la Lazio. Lo so, adesso abbiamo lo stesso problema con Keita. Se la deve vedere il presidente. Ma vedi, per la squadra era molto più attivo nell'economia del gioco, anche del segnare, anche perché Keita non ha segnato tanti gol. E perdere Candreva è molto peggio che perdere Keita. Però perdere Candreva, ed è vero, però sta giocando con più continuità Felipe Anderson, che è un giocatore che... E io con quei giocatori lì non faccio mai affidamento. Perché? Perché questo potrebbe avere le qualità del campione, ma non ha la testa del campione. Troppo timido. È uno che si impegna, è uno che in campo non ha la cattiveria dell'attaccante, è fumoso, riesce a fare fughe importanti che praticamente possono anche dare un pallone importante al compagno nell'area avversaria. Però tutto sommato, se vai a vedere il rendimento di questo giocatore, l'anno scorso nullo completo e quest'anno ha cominciato da poco a giocare. È troppo poco per dire che è un giocatore affidabile. Che si fa con questi rinnovi? Sei a un anno dalla scadenza di Biglia, di Keita e di De Frey.
Per motivi diversi, con tutti e tre ci sono difficoltà, insomma, non sembrano proprio convintissimi di voler rinnovare. E più, soprattutto con Keita c'è un problema con l'agente. Allora io chiedo due cose a Luciano Moggi. Gli agenti, i procuratori sono un male necessario? Ce ne sarà stato qualcuno con cui hai trattato quando lavoravi sul campo che non ti sarà andato propriamente a genio, però voglio dire, quello era, che ne so, in mente Raiola, qualche frizione con Raiola Ma ce l'hanno avuta tutti, ce l'avrai avuta pure tu. E che cosa si no, fa con questi io giocatori? che cosa si fa? La prima cosa è capire se questi giocatori vogliono un aumento di stipendi, perché solitamente queste mosse precludono alla richiesta di un aumento di stipendio e un prolungamento di contratto. Questo può valere per Questo Biglia, che ha 30 anni, ma non per De Vrij e Keita, che forse hanno ambizioni proprio di carriera. Sono giovani, vogliono ma sì. vincere. Tutto vero, però Keita e De Vrij avranno anche ambizioni, ma devono dimostrare un valore diverso rispetto a quello che dimostrano nella Lazio. Sono giocatori, ecco, faccio un esempio tipico. Sì. Certe volte si prende un giocatore non male, direi. Facciamo un esempio. No, nomi non ne voglio fare. Comunque, ci sono dei Però io però non giocatori che capisco. Ci sono dei giocatori che vengono presi per ricoprire un ruolo e per aumentare i giocatori nella panchina, Sì, no? ok. Se De Vrij e Keita sono buoni giocatori nella Lazio, se vanno in una squadra importante saranno giocatori che ricopriranno il posto in panchina e parte in campo. Questo è quello che c'è di diverso. Non ha la Lazio campioni al momento suoi, intendo, che possono dare un qualcosa in più alla squadra di calcio. Sono buoni giocatori, punto e basta. Infatti stanno facendo un discreto campionato, non un buon campionato, un discreto Però campionato. anche di De Vrij pensi questa cosa, Luciano, perché Io su comunque De Vrij qualche dubbio. la stessa cosa la penso di De Vrij. Lo Perché noi qui ritengo un abbiamo buon una giocatore. considerazione altissima, comprato giovanissimo. Ma è giusto avere una considerazione di un giocatore, no, su questo non ci piove. Però è anche giusto vedere le partite e vedere la posizione della squadra che occupa per stabilire quali sono i giocatori in campo e che rendimento danno. Il rendimento dei giocatori è praticamente lo specchio della classifica e lo specchio della classifica della Lazio è discreto, ma niente più. Se noi si va a vedere il 3-0 di San Siro, ditemi voi qual è il giocatore che si è salvato in quella partita. No, nessuno. Forse nessuno al E primo tempo. forse Wallace si è salvato, però comunque Sì, perdi vabbè, ma 3-0. Wallace, che voi, ecco, quello lì è un altro giocatore Wallace. Carino, è alto, è nero, ha tutti i presupposti giusti. Però è un giocatore che se stava al paese suo e veniva preso praticamente uno italiano e ricopriva. Perché la Juventus prende un giocatore dall'Empoli e questo qui diventa titolare, secondo voi? C'è anche un discorso però legato ai costi, Luciano, perché comunque Ma Rugani legato a fanno. costi, ma Paghi cosa vuol 10 milioni di significare euro la legato a costi? Juventus, Rugani. Vabbè, guarda, se ne ha pagato 8, eh. Ma questo qui ha dimostrato di sostituire con tutta tranquillità giocatori che sono campioni come Barzagli, Bonucci e Chiellini, senza subire danni. È così che si fanno le squadre. Se poi dopo si va a guardare, anziché spendere 10, ne spendi 8, ma prendi un giocatore meno importante, i risultati sono quelli che sono. Però adesso io dovrei anche mangiare, se Vabbè, vuoi. l'ultima cosa, come si gestisce una. Perché qui c'è un problema serio, Luciano. Cioè, giocatori anche giovani arrivano alla Lazio quando sono appetibili. Adesso non voglio dire a chissà quali livelli, però appetibili e ci si crea un minimo di interesse intorno e di concorrenza. I giocatori, anche se sono giovani, vogliono lasciare la Lazio perché dicono vogliono andare. Questo ve lo dirò se dovessi diventare dirigente della Lazio. No, ma tu fai giornalista, che vuol dire? Non è che poi tu mo puoi fare No, tutto tu, eh. dovessi diventare dirigente della Lazio, vi risponderò a questa domanda. E comunque il seguito lo facciamo il 2 gennaio. Intanto vi faccio auguri di buon anno a tutti quanti. Vabbè, io il 2 gennaio ti chiamo, Lucia? Io ci sono, va bene? Un Va bacione, bene. buona cena! Ciao Auguri a Luciano, tutti, auguri. auguri! Buon anno, ciao Ciao. Luciano, ciao ciao!